Se ve lo steste chiedendo, no, non è un titolo clickbait, bensì oggi uno di voi vincerà ben 50 euro spesi da me totalmente a caso in un buono Amazon. Per chi non lo sapesse, i codici Amazon sono formati da 15 cifre alfanumeriche, quindi possono dividersi tra numeri, tra l'1 e il 9, mi sembra, 0 compreso, e lettere dell'alfabeto tra la A e la Z. Quindi in questo video voglio inserire queste 15 cifre, ma ovviamente, dato che sono 50 euro e non sono bazzeccole, e uno di voi li potrà vincere tranquillamente, o meglio il più veloce, quindi in modo molto nascosto e poco visibile inserirò queste 15 cifre nel video, e colui che riuscirà a vederle tutte, ovviamente nella sequenza giusta, altrimenti il buono non funziona, potrà andare su Amazon e sbam, riscattare il codice in modo gratuito, quindi totalmente a caso. Vincerai 50 euro. Guardate il video fino alla fine, prendetevi carta e penna e segnatevi in parte le cifre. Ne vale la pena. Allora, amici, potevo scegliere tra 11 giochi diversi e ovviamente ho scelto Minecraft. Allora, come vedete, nel mio inventario c'ho cactus, vetro e sabbia. Ora non so quale video sarà uscito prima, se quello delle teste o questo qui. Nel dubbio, guardate che bello spoiler che vi sto facendo. Ma non era questo il video. Allora, avete presente questo bioma? Questo video sarà, oltre appunto al coso dei 50 euro, una sorta di aggiustiamo un po' il mio mondo perché ci sono delle cose che fanno un po' schifo e quindi le andiamo a cambiare. Quindi, appunto, dato che qua dovevo fare il bioma di terra, cambio totalmente di piani, ce lo facciamo di sabbia. Ora, 64 di sabbia mi sa che non ci basteranno mai nella vita, quindi togliamo tutta questa terra di troppo e ci andiamo a mettere la sabbia. Il sotto va bene, lo possiamo lasciare, tanto non si vede. Vero che non si vede? Spero che non si veda, in caso lo andrò a cambiare in futuro. E niente, quindi togliamo questo, mi prendo altra sabbia, che dovrei averla nel magazzino, se non erro. Ma voi tenete gli occhi aperti perché magari potrei già aver messo il secondo numero della lista. Non si sa mai. Già che c'ero, ho deciso di togliere anche la terra sotto. Qua c'è un pezzo di rana di troppo, mi sono accorto adesso. Perfetto. E quindi mettiamo tutta la sabbia, dai, così almeno rendiamo il tutto più omogeneo. Ma credo proprio che anche due stack di sabbia non mi bastino. Quanti ne ho presi? Sì, un altro, ma sa che non mi basta. Mi sa che devo andarmi a farmare tutta la sabbiolina, purtroppo. Fatemi sapere se questi tipi di video, nei quali spendo un botto, cioè in questo video andrò tipo in not stonks totale, ma ok, perché poi alla fine non è detto che qualcuno trovi il codice, magari nessuno lo trova e magari rimane lì per tipo mesi e mesi e quindi è una certa. Diciamo che i 50 non sono più di tanto persi, ok, sì, rimarranno persi per un bel po' di tempo, però non è detto che si trovi subito alla fine, diciamo che i numeri li metterò in modo molto tricky. Ora, mi serve un botto di sabbia, devo pure dormire, quindi ci vediamo tra un po' in realtà. Cioè, per voi passerà un secondo, per me passeranno una ventina di minuti. Ok, ci siamo. Allora, come prima, rimettiamo tutta la sabbia. E tra l'altro, ora appunto sto per fare il bioma della sabbia. Però, oltre ai cactus, l'acqua, infatti ho preso un paio di secchielli e basta, volendo anche una farm, non saprei più di tanto cosa farci in questo mini bioma. Quindi qui, guys, entrate in gioco voi e scrivetemi, come sempre, nei commenti se avete delle idee riguardanti il bioma di sabbia e appunto le andrò a mettere nel prossimo video. Comunque, appena ritorneremo in questo bioma, le andrò a mettere. Prima di andare a fare il bioma qui, dobbiamo andare a finire, esatto, il vetro sopra, che ne ho preso un pochino, ma non troppo. E devo andarlo a chiudere. Ora, come ci salgo? Saliamo così? Sì, sperando di non cadere. Ok, volevo arrivare a questa altezza. Perfetto. E poi chiudere oppure farlo un blocco più alto. Allora, un blocco più alto potrebbe essere dispendioso. Aia, non voglio spaccarmi le ginocchia. Non so, ce lo teniamo così? Fatemelo sapere voi nei commenti, in caso la mia idea era chiudo tutto, ci faccio una cupoletta e poi qua ci faccio tutte le robe del caso. Però non lo so, dai, per ora lo teniamo così e questa sarà la nostra entrata. Carino, dai. Sì, carino, carino. Ora entriamo e non lo so, iniziamo a piazzare le cose. Tipo, iniziamo a piazzare prima l'acqua. Ok, mi sono fatto qua la farm d'acqua infinita, così non devo fare troppa strada e non si vede neanche più di tanto. E appunto di qua avevo intenzione di farci, boh, tipo metterci qualche farm. Ok, e tipo, però dovrei metterci la terra in realtà. Quindi dovrei togliere tipo sta roba. No, 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 acqua, che stupido che sono stato. Vabbè, datemi a me la terra. E ci mettiamo tutto qua. Datemi del grano, che devo far la farm. Così almeno tolgo anche sto schifo di erbetta, che è inguardabile. Che è inguardabile. Ok, ne ho raccimolati 7.
Perfetto, ne avanzano pure due e io farei la stessa cosa di qua, così almeno lo rendiamo uguale, che è carino renderlo uguale, tac. Che poi stavo pensando, che senso ha tipo fare la hoe, che in italiano si chiama, non mi ricordo, la zappa, tipo di diamante? Cioè, non ha assolutamente senso, alla fine cosa cambia? Tipo niente? Scrivetemelo in caso nei commenti, perché appunto non ho idea di cosa possa servire una zappa tipo di diamante. Cioè, io per sempre la terrò in pietra. Anche se ho 2 milioni di diamanti a casa, la tengo in pietra. Poi magari cambia un botto, quindi in caso fatemelo sapere nei commenti. Dato che queste due robe le abbiamo fatte, tipo di qua cosa possiamo metterci? Dobbiamo mettercene un'altra? Oppure, sempre con l'acqua ci mettiamo le canne da zucchero. Cioè, non lo so, per ora sto un po' tipo improvvisando, eh. Quindi, ovviamente, sarete voi gli artefici di questo bioma di sabbia. Che l'idea è carina, però, ovviamente, non so mai cosa metterci. Però, iniziamo a mettere l'acqua una cosa alla volta. Ok, un altro paio di secchiate ed è finito. Ovviamente, vi invito sempre a dare un'occhiata bene bene. Dov'è andata la mia farm? Acqua? Mica era una farm d'acqua infinita. Dov'è l'infinità? Acqua! Ok, quindi tre lati li abbiamo fatti. Io appunto all'inizio avevo preso i cactus, però non saprei dove metterli. Possiamo metterli. Oh, perché non ci va il cactus? No, oh, what? Serve l'acqua anche per il cactus? No, non è vero. Serve l'acqua anche per il cactus! No, non lo sapevo. E questo cambia il gioco. Questo cambia tutto. Ok, scavando una cosa del genere esce relativamente centrale, non ovviamente al centro, e ci faccio tipo i collegamenti così, ok, vediamo, voglio fare una roba del genere. Che poi perché sto usando le mani e non la pala? Tipo così, così. Proviamo. Servirà un botto d'acqua, però dato che ho la, in teoria, fonte d'acqua infinita, vediamo se rimane davvero infinita oppure ci prende per il chiuletto. Ah, non è tanto infinita, eh. Facevi tanto l'infinita e invece ti devo prendere dal centro. Ah, ho capito, ho capito. Quindi mettiamo un bordello d'acqua, tipo la sorta di fiumiciattolo affluente, tutto quello che volete. Oh, guardate che carino. E adesso in teoria possiamo anche metterci i cactus. Ok, guardate che bello. Dai, molto carino. Ora i cactus li potremmo mettere tipo qua. Vediamo. Non lo so, sto facendo un po' di tentativi, eh. No, non qua. Vogliamo renderli tutti simmetrici. Ok, aia. Non saprei, non lo so, per ora li lasciamo così, per il momento. E ok, qua, allora di là, ok, è tutto bello fatto. Di qua in realtà è un po' vuoto. Potrei farci qua un recinto degli animali, metto tipo in cattività una mucca? Ma in cattività forte però, eh. Allora, ho preso le recinzioni di betulla, non, giusto per rimanere in tema, e non lo so, una cosa del genere, tipo. Vediamo così, tac tac. Non dovrebbe, esatto, non dovrebbe uscire. E no, di qua no, non mi piace. E appunto, vabbè, ovviamente dovrei metterci il cancellino, che ne ho presi decisamente troppi. Tec, un cancellino qui e dai, perché no, un cancellino anche qui. Vengi, vengi, devo far vedere una cosa, un attimo lì dentro. Le giuro che poi la faccio uscire, eh. Tranquillo, non succede niente. Entri un attimo. Sì, vieni, vieni, vieni. Perfetto, guarda qua che va. Addio per sempre. Esatto, tra l'altro c'ho anche le torce. Da mettere tipo qua e tipo qua e volendo anche qua. Ok, carino. Ora vorrei attirare in realtà un altro maialino. Però dai, comunque bello, eh. Cioè, non è per niente male in confronto alla terra. Cioè, avrei potuto fare quello di terra. Però diciamo che esatto, variamo un po' con la sabbia. Carino, lì ci sta però bene un altro maiale in realtà. Non c'è nessun maialino da attirare? Oh, salve! Sì, vieni, vieni, vieni! Bravissimo! Cioè, proprio sei spawnato nel momento giusto! Stupido! Vieni, 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 bravo! Vieni, vieni, maialino! Che ti porto dal tuo padroncino! Non aveva senso la rima, però faceva rima. Non cincischiamo! Ah, entra, entra! Stupido anche tu! Ah, due idioti totali! Perfetto, e voi rimarrete lì per sempre! Dai, vi do un paio di carote! Fatemi un piccolo maialino! Divertitevi! E io vi starò a guardare, dai, fate il piccolo maialino, datemi l'esperienza, perfetto. Carino, dai, molto carino. Non so, non credo ci sia più di tanto da aggiungere, perché poi magari il troppo stroppia. E niente, spero di non essermi dimenticato niente. Ah, è vero, abbiamo perso il cavallo in uno degli ultimi episodi. Quindi, volendo, potremmo fare la lapide del cavallino. No, mega rip, mi dispiace un casino. Volendo lo possiamo anche bardare di torce, o solo una. Ci mettiamo una torcia. In onore del buon Furia, o senza torce, ce la mettiamo sopra, è più carino. Quindi io direi che per questo video è tutto. Ci fermiamo in parte alla ex farm automatica
di pesca che ormai non funziona. Quindi io salvo la partita ed esco e mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che questo video di intermezzo, diciamo, vi sia piaciuto, ma pur sempre di Minecraftita. Fatemi sapere se qualcuno di voi è riuscito a riscattare il codice. In ogni caso a me esce che è stato riscattato, ma non mi esce da chi. Quindi scrivetemelo nei commenti. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!